Siamo all'ultima puntata e stiamo per concludere il nostro viaggio. Ma il mondo dei dialetti è talmente vasto che le esperienze possono essere sempre nuove. Nel cuore della Sicilia, a Nicosia, lontani dal mare, in mezzo alle montagne, incontriamo un dialetto non siciliano. Chi è che fai affare tu a fare? Ma io mi voglio dire, una check. E buona va a pagare. Che come non va a pagare, buona, sì. Quanta vendiste? Ecco, 80.000. 80.000 lire. E che taglia via sta check? 70. 70. Questo che dialetto è? È nicosiano, gallo-italico. Che non ha niente a che vedere con siciliano? No, no. È una oasi linguistica a sé stante. Fai tre affari. Cattai un mu e mu tornai a vendo. E guadagnai 5.000 lire. Ne cattai in auto e mu tornai a vendo e pigliai i miei grai. E altro sì. Imbroglio fece di comprare animale e sì, mi vendo. Questo è siciliano però, è vero. Quindi come lei vede saltano, è vero, dal siciliano all'italiano al nicosiano con una certa frequenza, insomma. Perché sono tutti trilingui. Com'è parto per America, ma non vago una mafranina, ma c'è un capolino e mi ha fatto talie. Questo è buon nicosiano e praticamente ha ripetuto una quartina di un poeta nicosiano della fine dell'Ottocento, insomma, un poeta ancora conosciuto anche dal popolo, Carmelo Lagiglia. Lei dove ha fatto il soldato? L'ho fatto dappertutto. 6 mesi in Italia, ho girato tutta l'Italia. Dopo sono stato al combattimento della Francia, a Moncenisio. Siamo stati 3 mesi in Francia e dopo siamo ritornati. Vegimi ora alla vostra carriera da soldato che ho feste. Udisti l'italiano, ora decimo l'anno cosciotta. Dunque, io partito dopo 40, 14 marzo. Mi portano a Brescia. A Brescia stiamo 9 giorni e ne portano a Condove, ci sono da Torino. Da cambiamo reggimento e siamo andati andiamo al 59esimo artiglieria. La cosa più curiosa, perché questo non saprei distinguerlo come dialetto, però la cosa più curiosa è quando parlano italiano. Quando parlano italiano che ha un accento, diciamo, di un dialetto nordico. Quando parlano in nicosiano, invece, a me sembrano abbastanza vicini al siciliano. Beh, questa è impressione. Io posso dirle di sicuro questo, che il nicosiano non ha lo strascico del siciliano. Quindi quando parla l'italiano lei non si accorge quasi mai, specialmente se l'italiano lo tratta benino, lei non si accorge mai che si tratta di un siciliano. Questo senz'altro. In tutti questi posti dove è andato si saranno meravigliati di sapere che lei è siciliano sentendola parlare. Precisamente, specialmente ho frequentato poco che i Liguri e i Liguri non credevano nessuno che sarebbe un siciliano perché nel dialetto non è un dialetto proprio siciliano. Perché nel 1100 e nel 1200 i normanni colonizzarono la Sicilia dopo averla tolta agli arabi e portarono parecchia gente praticamente dal nord Italia, amico soprattutto dalla Liguria e dal Piemonte, perché difatti noi troviamo che le affinità maggiori di questo gallo italico nicosiano, le affinità, dicevo, maggiori sono appunto coi dialetti liguri e coi dialetti del basso Piemonte. Questo che si vede ora è un castello feudale di Sperrenga, onde gli fuori i francesi durante il tempo dei Vespri siciliani che si rifugiano per scappare, come diceva Maniauto, dei picciotti siciliani che inseguivano. Pare che avessero venuto a questo castello perché gli era una cugina di Federico II. Io ho parlato ora nel dialetto sperlinghese, ora ve lo traduco in italiano, perché Sperlinga, anche se si trova nella Sicilia, conserva il suo dialetto gallo-italico. Dunque, vedremo il castello di Sperlinga che è stato rifugio dei francesi durante i Vespri siciliani. Sembra che si siano rifugiati in questo castello perché la padrona era cugina di Federico II e così hanno potuto evitare l'assalto dei picciotti siciliani nei tempi dei Vespri. Il nicosiano ha sempre avuto coscienza di essere un alloglotta nei riguardi di tutti i siciliani che lo circondano. Ed allora è stato costretto ad imparare il siciliano appunto per farsi capire da coloro che lo circondano, insomma, dalla gente dei paesi vicini. E quindi è nata la seconda lingua. Poi la terza lingua, cioè l'italiano, è nato come nasce un po' dovunque, è vero, attraverso la scuola, adesso attraverso la televisione, attraverso il cinema. E così, insomma, se il nicosiano parla con un altro siciliano, tira fuori il siciliano. Se parla, è vero, con un non siciliano, e allora tira fuori l'italiano, perlomeno si sforza, è vero, di parlarlo quanto meglio è possibile. Ci troviamo di fronte adesso a un caso nuovo di dialetto, quello di Nicosia in Sicilia. Abbiamo incontrato dialetti tutti legati alla storia,
preesistenti ancora all'arrivo del latino tante volte. Adesso invece siamo di fronte all'esempio di un dialetto giovane arrivato in Sicilia diversi secoli fa, ma come straniero nell'ambiente siciliano. L'esperimento di un colloquio con parlanti questo dialetto porta a un tanto a una constatazione. Quando parlano il dialetto locale, gallo-italico, sembrano, a chi non sia siciliano, inseriti già nella Sicilia. Quando parlano italiano, sembrano molto meno lontani e quasi degli italiani settentrionali. Tutti sanno per ragioni ovvie anche il siciliano e quindi troviamo in una località come Nicosia un insieme di esperienze linguistiche disposte in tre strati della più grande importanza. Non dobbiamo credere che questo sia una specialità di Nicosia. Non solo in Sicilia, ma anche in altre regioni, ci sono esempi di queste colonie dialettali venute da lontano. Ne ricordo due, una in Calabria a Guardia Piemontese e una a Carloforte in Sardegna di origine genovese. I secoli sono passati e l'impronta originaria si mantiene. C'avevo un cavallino obbrizzolato, contava i passi che fa a cialla luna. Il toscano. Il toscano non è un dialetto, però molte parole sono diverse da quelle italiane. Come vedremo, per molti aspetti lo si può far rientrare nella tipologia dei dialetti italiani. Esistono delle parole dialettali qui a Sovana che non credo che esistano in altre parti del mondo. Per esempio, quella che è l'ombra, noi si chiama meria. Dirigersi all'ombra di una pianta, no? Alla meria di una pianta. Su certi frutti, per esempio, la susina, e noi la chiamiamo purnella. La zappa, noi si dice zappa o zappastro. A Pirigliano invece dicono il marrone. Il marrone è tutta un'altra cosa, noi si dice la castagna, quella domestica, insomma, quella che è annestata. Il ciclamino, noi gli si dice il cuculo. E il cuculo? E il cuculo, tanti gli dicono cucù, oppure anche cuculo uguale, la stessa cosa, insomma. Ma qui siamo in Toscana. Qui siamo in Toscana. E queste versioni dei nomi che mi ha dato lei sono toscano o sono soltanto di questo paese? Più o meno sono di questo paese, perché ogni paese che si va c'è un dialetto, più o meno. Non so, a pochi chilometri di qua già cambia. Già cambia, ogni paese ha la sua parlata, sì. Ad esempio? A Pirigliano ci mettono l'U, l'accento tutto su L'U, finiscono una parola sempre con L'U. A Sorano, non so, hanno la R moscia. A Castellazzara parlano un altro modo. Insomma, ogni paese c'ha un piccolo dialetto differente a tutti, insomma. Lei ha presente come si dice al riparo dal vento? Al riparo dal vento andiamo alla Poventa, si dice. Noi si dice si va alla Poventa. 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 Vorrebbe dire che ci si addoppa al vento o alla Poventa, insomma, sono queste le... Ha qualche proverbio della campagna che gli viene in mente adesso in questa stagione? Triste quella rapa che di agosto non è nata, cioè la rapa ha bisogno di penetrare le radici prima che venga all'essiccità, e allora se ha penetrato queste radici bene la rapa verrà bella voluminosa, se non ha penetrate la rapa è misera. Ma questo non è dialetto italiano? No, è italianissimo direi, ma è un proverbio agricolo. No, ma lei pensa di parlare dialetto o italiano in questo momento? Beh, in questo momento forse sto parlando più l'italiano che il dialetto, ma il nostro dialetto assomiglia molto all'italiano. È naturale che in quest'ultima puntata si faccia una parte alla Toscana, la regione che ha accolto in passato le origini della lingua italiana e che tuttora la conserva nella sua forma più affine e fedele rispetto alla lingua letteraria. Ma
le impressioni che si ricavano percorrendo la Toscana non sono uniformi. Possiamo sentire dei proverbi che ci permettono di esclamare: siamo in Toscana, parliamo italiano. Dopodiché, approfondendo la nostra ricerca, possiamo scoprire che fra comune e comune ci sono ancora adesso differenze non tanto nella pronuncia quanto nella scelta delle parole. Perché anche nell'ambito di una pronuncia fedelissima e normale, le varietà municipali si conservano e si salvano fino ad oggi attraverso le tradizioni locali. In queste condizioni la Toscana rientra perfettamente nel quadro della varietà e della individuabilità dei dialetti italiani. Sant'Antonio allu deserto se cuociva gli spaghetti, Satanassu per dispietto le frecchette e le porchette. Sant'Antonio non se lagna, con le mani se li magna. Della realtà dialettale fa anche parte quel mondo di saggezza popolare che era costituito dai proverbi. Come già abbiamo visto per le ninne nanne e le canzoni, la ricerca dei proverbi è un'altra fonte di ricerca dialettale. In Abruzzo abbiamo trovato un proverbio addirittura scritto su un campanile. Beh, veramente è un motto antico. Noi intendiamo una pacca come quando si gioca a briscola, i tre raggi usuali che è solito fare. Noi li chiamiamo una pacca, lo chiamiamo. E appunto questo motto è stato scritto lì con una pacca che non si vince, vuole significare che con un raggio non si vince. Perché Spoltore era diviso in due fazioni, della porta e della piazza, ossia a seconda della località dove risiedevano. Uno di questi due partiti, che non avevano mai vinto, vinse le elezioni amministrative. L'altra parte, l'altro contendente, scrisse di nottetempo questo detto: con una pacca non si vince, per significare che con una sola partita, o meglio con una sola battaglia, una guerra non si vince. Pacca etimologicamente che cosa vorrebbe dire? Pacca, noi diciamo il sedere fatto da due pacche, da due natiche. Ecco, volgarmente noi diciamo pacca, ma la pacca si riferisce al briscolo o dalla scopa, o dalla partita scopa. Sì, i proverbi, anche la provincia di Verona ha i suoi proverbi come tutte le province d'Italia, e anche e soprattutto imperniati spesso sulle temperie, sulle stagioni. Tra qualcheduno, sì, per esempio a San Valentin, le rondine fa il nialin, cioè per San Valentino già le rondini qui nel veronese iniziano il loro nido. A Sant'Agnese le usartole parlessese, per il giorno di Sant'Agnese ci sono già le lucertole che ai primi tepori della primavera girano per le siepi. Però sono quasi tutti anche i proverbi conosciuti in italiano questi. Sì, però è caratteristico questo, che siccome cambia la stagione, naturalmente la primavera in Puglia, per esempio, viene molto prima che non nel veronese. E allora avviene che se da noi questo proverbio è valido, non so, in marzo... Per Santa Lucia... Ecco, magari. Mentre invece nelle Puglie può essere valido in febbraio o gennaio. A Santa Lucia Alfredo il Crucia, per esempio, perché nel veronese il giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, sarebbe... che non corrisponde mai esattamente, sarebbe il giorno più freddo dell'anno. Crucia cosa vuol dire? Crucia vuol dire fa soffrire in modo piuttosto cruciale, diciamo, ecco. Che tempo fa in dialetto, come si dice? Che tempo fa? Come in italiano. Come in italiano. E quando piove forte forte? E il piove fisso. Come si dice quando piove poco poco? In dialetto. Murdinanne. 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 Sì, Murdinanne. E quando piove molto forte? E allora Fischia. Si...
a trischia manna, insomma. Quando piove poco 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 fino a quando piove rovesci. Zacalia. Zacalia per voi. Zafalia per noi. Zafalia per noi. E quando piove forte, aietta chi cadi. Aietta chi cadi. Che vorrebbe dire? La butta giù. Troggia torrenziale, la butta a catenelle. E con i secchi, perché il cato sarebbe il secchio. Sì, no, sì. No, il cato è il secchio. Esatto. Da noi il secchio è ancora più ampio, diciamo così. La ven che Dio la manda. E quando cessa di piovere? Meno male che l'ha finita. Vabbè, adesso è un tempo forse che ha più svena. E mo è un temporen che tende a dire a piovere più forte, diciamo. Adesso il temporeno ha visto di che, fognirà anche a piovere più forte, un bel po', ecco. Ma quando si dice piove a catinelle, piove a rovesci, come si dice? Piove forte, fortissimo. Forte, diciamo, non esageriamo, ecco. Fra il modenese e il reggiano, diciamo, ecco, così. E quando spiove, quando termina di piovere? Beh, finalmente è finito piovere. Un'arietta leggera, una brezza, come la dice? Un'aria marina, più che eter. Il vento fortissimo? Fulmine. Un vento che pare un fulmine. Il tuono, come lo dice il tuono? Il tram. E il lampo? Non usneda. La saetta, si dice. E il tuono? Il trono. Fulmine, non capisci che significa fulmine. O truono. No, o truono è il tuono. Il chiarore, il lampo. O lampreci. Dunque voi altri, quando casca un fulmine, cosa dite in dialetto? Se casca un fulmine? Ecco, un fulmine. No, no, il vero dialetto dice è venuto una sita. Era? Sì. Ecco, giusto. Un uraio, un catabassato. Batabassato un uraio. E il tuono? A trone, casa, tronitanne. Come si dice in sardo domani? Casa. E dopo domani? Questa è casa. Domani, rimane. E dopo domani? Ra prima. Ieri rimane, craie, scraie, scritte. Una serie di esperienze dialettali non sarebbe completa se non si desse un esempio di quello che all'ombra delle tradizioni dialettali la fantasia, il potere creativo degli italiani ha potuto mostrare nell'ambito delle definizioni più varie. È una vecchia tradizione che si usi a questo scopo di documentazione la parola che indica il pipistrello, un animale strano, preoccupante, alle volte associato a cattiva fortuna, e che è stato definito in centinaia di modi, dei quali vale la pena di ricordarne qualcuno. La definizione più semplice è quella che ha avuto fortuna in Piemonte, il topo volante, oppure esiste quella del topo pennuto. In altre regioni, equivocando come se si trattasse di un uccello, il pipistrello è stato definito come una nottola, cioè un uccello rapace. E finalmente in Toscana si è conservata la forma tradizionale, il latino vespertilio, che voleva dire animale della sera, trasformato nell'italiano antico vispistrello, e finalmente in italiano pipistrello. Pipistrello. Ah, così? Così. Non è una cosa più strana, no? No, pipistrello. All'iPad. Come lo dici in dialetto? Pipistrello. E svularate. E svularate se c'è. Pipistrello. Ma c'è anche un altro nome. Nottole. Noi il pipistrello lo chiamiamo spartagliuolo. La rata muloira. La rata muloira. Che cosa vuol dire rata vuloira? Perché sta bestia lì, che vola, che Dio che sia orba, che vada ma prendersi un così, ha la forma di un rat. Con le ali? Un topo. Quello che è alato, ma mi sembra molto.
E ratta vuoi vuol dire? Ratta vola. Topo che vola. Topo che vola. Topo che vola. L'indanne dei notti. Esatto, sono d'accordo, l'indanne dei notti. Noi diremmo veramente qui nella nostra zona, esattamente la zona bianco, la zona bovalino, marina, diciamo, la zona marina, diciamo, urcello di notti. Noi invece cioè l'uccello di notte. Noi a Reggio Taddarita. Taddarita. O Sorge. No, quello che vola. O scorpione. No, il pipistrello no, quello che vola di notte. O scorpione, diciamo. Noi lo chiamiamo scorpione. Io credo che siccome non ci sia lo scorpione, quello velenoso, no? Allora noi chiamiamo scorpione il pipistrello. Pipistrello. No, ecco, vedi. Le scignapola, il pipistrello, vero? La scignapola. Noi diciamo sergnapola. Ecco sì, perché varia tra il basso veronese, la città e l'alto veronese. Però c'è un'altra cosa da notare, che i bambini sanno tutti i nomi di dialetto italianizzato molto. Esatto, purtroppo. Per esempio, vediamo la lucciola. La lucciola vede loro, mentre il vecchio dialetto veronese era la lusirola. Culiluche. O scurnizzo, regimenus. Campagnona, per meglio dire, una lucciola propria, quello che fa quelle sentine, noi te la chiamiamo una campagnona. Però, l'uata per senti la chiamano tutta una lucciola. Ecco, me da piccolo la chiamavano una campagnona, quello che faceva, che si una volta, che adesso è il giorno dei conti, anche in più. Ecco. Ah, non le vede più? No, ormai non se ne vede più. Come mai? Perché sono tutte una qualità di roba che danno ai frutti, ai piatti, ai frutteti, e via discorrendo, tutti questi acidi, veleni, è morto. Gli sparini, completamente. Sono morte le lucciole? Ah, sì, ne più ne hanno, proibì, vedano, no. La nostra conclusione si deve fissare ora su tre punti. Il primo è che tutta questa ricerca non sarebbe stata possibile senza quel ritrovato meccanico prezioso che è il magnetofono. Bisogna pensare in passato a quali accorgimenti tipografici e grafici bisognava ricorrere per fissare in modo più o meno approssimativo la pronuncia delle diverse località. Il progresso che abbiamo fatto per avvicinarci al mondo dei dialetti è immenso. A questo mondo noi ci sentiamo legati i due punti fondamentali. Non intendiamo vedere nei dialetti qualche cosa di sacrosanto che debba essere oggetto di un culto immobile e passivo. Non vogliamo vedere, d'altra parte, neanche quel fattore di inferiorità sociale che ai dialetti è stato per tanto tempo rimproverato. Vediamo nei dialetti un giusto mezzo per mantenere la nostra vita al riparo della civiltà di masse, nell'ambito dei nostri affetti, come riserva di sentimenti e di capacità di pensiero autonomo. D'altra parte, non possiamo concepire i dialetti senza il rispetto per la lingua letteraria. Lo studio della lingua letteraria, proprio perché noi abbiamo tanto insistito sulla spontaneità delle esperienze linguistiche, non va visto soltanto sul piano grammaticale o lessicale. Lo studio e l'esperienza della lingua letteraria deve fondarsi soprattutto sulla lettura. Bisogna che ci ricordiamo tutti quanti che il libro rimane uno strumento fondamentale di educazione e di civiltà. Quando sento il primo fischio, il mio sangue comincia a tremare, e se sbaglio una sola volta, me la multa mi tocca pagare.
L'Italia è divenuta una attraverso un lungo travaglio non solo politico e sociale, ma anche linguistico. Negli anni dell'unificazione nazionale sappiamo che solo il 2,5% della popolazione parlava italiano. Si può ben dire quindi che i dialetti fanno parte della storia d'Italia. Il dialetto è stato anche la lingua delle lotte per l'unità, per il lavoro, per la giustizia sociale. Nel 1860, quando la lingua italiana era il privilegio di una minoranza, Giovanni Papanti fece una ricerca che, a causa del diffuso analfabetismo, dovette essere incentrata su un tema che apparteneva alla cultura non scritta, un argomento conosciuto da tutti, persone colte e analfabeti, un argomento del Nuovo Testamento, la parabola del figliol prodigo. Era una ricerca e ne venne fuori un testo che noi abbiamo riproposto al giorno d'oggi come riprova della divisione e del caos linguistico che ci sarebbero in Italia se non fossimo uniti in una lingua unica. In nome la dice, andi il pigiù di Sassopoli, poi dama a perdere di tocca e mi aspetta. Nu cristiene teneva don feggio, na reggio u più giovane dessa Atene. Tata, da ma parte d'eredità che mi tocca. E Atene spartì il suo bene tra i figli. Troppo pochi giorni, o figli più piccolini. Si pigliava tutte cose e se niente in un paese lontano. Si retta la pazza gioia e si mangiava tutte cose. Sanito potello nolo, a 600 paese pulito, questa mia grande, mia magale pena. Poi tu sa c'era una crona di miseria. Allora, Olanetta, metti sul servizio d'imbaccante di quello paese che la mandò in tassette nuova ai miei porchi. Ed se voleva angire lo stomaco che cerce, che mangiavano i porci, ma nessuno in generia. Allora la scominciò a pensare tra di lui e l'ha dito: quanti servi a casa mi pare, i gappan fichi voi, e invece mi andrò a morire da fame. Comò o partis, o voi là di mio pari, e i dis, pari. I hai petià quintri Dio e quintri te, non meriti di essi pui i tofì, trattimi come un sclavo. Risposta in cammino ed è stannata nuovi su babbo, cannin chi gallinneda, su babbo l'ha vista e nata pitudulo, è stannata la bovare, l'ha abbrazzata e l'ha basato. E il fio il dis, padre, u peccà contra Dio e contra de ti, e meriti minga ad essere il tofì, trattum come un servo. Ma il padre il disse ai servi: pres, portè l'abito più se bel, fede che l'indussà, mettego un anello al dito e scarpa ai pe. E poi tu lì un videl gras, ma sel, magname fan festa. Calme fiol che l'era morte, e adesso le risuscité, al sera pers e le steri truè.